Grazie Sindaco, funziona anche questo, direi di sì. Buongiorno a tutti voi. Prima di venire all'argomento principale di questo nostro incontro, quindi anche all'importanza di questo evento, di cui il Sindaco ha già fatto un'ampia rappresentazione, o quantomeno introduzione, vorrei solo farvi questa battuta. Quando io sono entrato in questo bellissimo e sontuoso municipio, ho avuto da un lato un piacere, che insomma, la sontuosità di queste sale, di queste affrescate, è un piacere per chi ci arriva. Dall'altro un piccolo dispiacere personale, che però poi ho risolto un secondo dopo con un piccolo ragionamento, perché io vengo da un comune in provincia di Ferrara, che è il comune di Porto Maggiore, in cui sono sempre stato orgoglioso che ha uno dei più bei municipi della provincia di Ferrara, secondo ovviamente dopo il capoluogo di Ferrara, questo è evidente, ma tra i paesi circostanti, io ho sempre detto con il mio sindaco di Marelli, noi abbiamo il più bel municipio. Quando sono entrato qui ho detto, accidenti, non è più il più bel municipio, perché è più bello che vi dicevo, però mi sono subito dato la risposta, ma per fortuna vi dicevo, è in provincia di Bologna. Quindi questo non ha tolto il primato al Porto Maggiore in provincia di Ferrara. Detto questo, che ovviamente faceva parte solo per rendere l'atmosfera più leggera, anche se l'iniziativa che andremo a presentare oggi, e tra pochissimo voglio dare subito la parola a Giordano Moroni, è comunque un'iniziativa leggera e divertente. Perché noi stiamo organizzando un grande evento musicale, parlerà anche il grande maestro Diego Basso, che abbiamo già sperimentato lo scorso anno, sempre con Anfas 200, con Cinella Gialla, e che ha portato al Palacanicchi tantissime persone che, ricordo, al termine della serata si sono stradivertite, e la stessa cosa cercheremo che possa avvenire quest'anno. E il bello e l'aspetto assolutamente nobile di questo divertimento che stiamo cercando di organizzare è la finalità assolutamente meritoria e benefica che questo avvenimento di divertimento ha, perché essendo quest'anno, adesso io non so se Giordano, se io sto rubando degli argomenti, ma no, qualora anche fosse sarà una ripetizione, io dico per quello che ho potuto vedere, cioè Coccinella Gialla, che ho avuto l'occasione di visitare lo scorso anno nella giornata della vostra annuale festa, la festa, il compleanno che fate ogni anno, quest'anno non ho potuto venire, ma ero venuto l'anno scorso e ho potuto toccare con mano veramente i risultati straordinari che questa struttura è riuscita a raggiungere in 10 anni di meritoria attività. Quindi la Coccinella Gialla di oggi è già una garanzia, a differenza della Coccinella Gialla di 10 anni fa, quando è stata posata la prima pietra, che doveva ancora poter dire, era animata da tanta buona volontà, dalle idee stupende e dalla grande forza dinamica di Giordana Gavoni, ma si doveva ancora dimostrare cosa poteva fare. A distanza di 10 anni i risultati sono tangibili, talmente tangibili che oggi si vuol fare un qualcosa di più, che questo sì, che non sarò io a spiegare cos'è il qualcosa di più, lo spiegherà la Presidente Govoni, ma io posso dire che tutto quello, ed è una delle ragioni che mi ha portato ad accettare con grande entusiasmo il ruolo che Saulo Campioni mi ha proposto ancora una volta di fare da presentatore a questa iniziativa della giornata del divertimento, della serata del divertimento che faremo il 10 di ottobre, perché capisco che tutti noi quello che possiamo dare per contribuire positivamente alla realizzazione di questa opera che Giordano Moroni andrà adesso a ricordare e a presentare è cosa buona e giusta. Dicendo cosa buona e giusta, ovviamente non voglio togliere delle parole a Don Giulio, che su quello ha più titolo lui di parlare di cose buone e giuste, ma dopo avrà la possibilità di poterlo fare. Darei la parola adesso a Giordana Gomoni, compendiandola anche di un vostro applauso, perché veramente lo merita. Sempre molto
grazie della sua, la sua professionalità è anche molto simpatico, ecco, possiamo dire veramente, perché c'è sempre, oltre alla sua professione, c'è proprio una grande simpatia. Grazie. Si sente? Sì. No? No? Allora facciamo così. È spento? Si sente? Si sente, comunque parla forte. Sì, ecco, adesso sì. Allora, intanto volevo ringraziare il sindaco di Agrigento che ci ha ospitato. Noi siamo veramente contenti quest'anno di essere in questa sala bellissima. Quindi con grande piacere ecco, ringraziamo anche, ringrazia il nostro sindaco, no? Forse ce lo sentiamo anche nostro. Una buona parte è ANPA Solus, ma comunque è un'associazione che prende a largo cuore tutti gli altri paesi limitrofi, quindi la Agrigento e anche la parte di Modena praticamente fino a Emilia, Grampoli, quindi è molto, molto estesa. Ecco, quindi perché non mi conosce, ecco, appunto sono la presidente di ANPAS. ANPAS esiste dal 91 a 100. Ed è stata comunque fondata da chi? Dai genitori ANPAS, che sono anche qua presenti, che io ringrazio perché sono state le nostre colonne veramente, che hanno voluto riunirsi, ci siamo riuniti senza conoscerci anche. Molti di noi non si conoscevano. Però già con l'aiuto della presidente di ANPAS di Ferrara ci siamo costituiti perché eravamo già un bel gruppo, chi era Ferrara, chi era Bologna, quindi il centro poteva avere la propria sede. Quindi ci siamo costituiti, dico, le prime volte eravamo in un negozio della signora che era vicepresidente, che era la parrucchiera, quindi non avevamo molti spazi, però avevamo anche grazie prima. Avevamo la volontà di poterci riunire e di poter realizzare qualcosa per le famiglie, perché la nostra missione è di aiutare le famiglie, perché aiutando le famiglie staranno bene i nostri ragazzi. Quindi era questa la cosa importante, riunirsi, parlare. Io che ho una ragazza disabile, ho avuto molto giovamento proprio a parlare con genitori che avevano ragazzi più grandi della mia, perché mi davano comunque l'aiuto, ecco, per dire vai avanti, vedrai che le cose riusciranno. Prima di tutto devi volere tanto bene, ecco, e questa è la cosa che subito non viene, perché ami talmente tanto il tuo ragazzo, ma c'è l'indica che ho in quel momento. Però dopo, con tanto amore, anche perché loro sono questi, sono ragazzi speciali che veramente ti danno una forza e un aiuto grandissimo. Quindi da lì siamo partiti e abbiamo pensato, ma dopo di noi chi li accoglierà i nostri ragazzi? Dove andranno i nostri ragazzi? Perché ogni figlio avrà la propria strada, ma quando voi avranno una certa età, andranno per conto loro, ma i nostri ragazzi dove andranno? Quindi ecco il pensiero del dopo di noi. Il dopo di noi che abbiamo realizzato, cosiddetto, se non è stato facile, ma è stata una lunga, comunque tormentosa via. Però avevamo la forza, quella era la forza, i nostri ragazzi. Quindi siamo partiti, abbiamo messo giù la posta della prima pietra, quindi come dicevate, 10 anni fa, e da lì l'inizio della struttura della Coccinella Gialla. Coccinella Gialla che a detta dei servizi dell'istituzione doveva essere comunque una struttura che rimaneva vuota per tanto tempo, invece in 6 mesi siamo riusciti, in 6 mesi era quasi regime. Quindi adesso come adesso, in questo momento noi abbiamo comunque 31 ragazzi, 30 in una ragazza perché è emergenza del remoto,
quindi è ancora con noi, più gli 80 ragazzi che c'erano comunque, che sono nelle famiglie, che c'erano nei pomeriggi dove si svolgono le loro donne. Quindi Coccinella ha dato veramente un aiuto grande. Non per questo però abbiamo lasciato perdere la struttura, perché Coccinella è la struttura che è gestita dall'associazione ANFA, però ci sono anche comunque le famiglie che hanno bisogno, quindi a casa, che hanno bisogno di avere consigli, di avere degli aiuti. E di qua ecco lo sportello SAI, abbiamo Sara che appunto ci fa, Sara, eccoci. Lei è a contatto con le famiglie, quindi dà la possibilità di questi aiuti. Abbiamo la psicologa, abbiamo Teresa, ecco, che anche lei è presente in struttura, quindi quando c'è la necessità può dare anche delle tante. Perché c'è bisogno di questi aiuti, c'è bisogno di avere la possibilità di andare e quando si va a chiedere di avere risposte. È l'associazione questo che sta dando. Poi da qui siamo lì, come dicevo prima, non c'è più posto, non c'è più posto e le richieste sono tantissime. Purtroppo sono tantissime, ecco, purtroppo perché sì, insomma, chi viene da noi è veramente perché sia il familiare o la persona stessa, perché anche le persone che vengono da noi sono persone che magari la disabilità l'hanno vissuta dopo, nel senso che o malattia, o per malattia, o per incidenti, così. Quindi ci troviamo con delle persone che a 40 anni sono inserite dentro dei pensionati, perché non ci sono strutture che possono accogliere. E questo è veramente triste, non perché nel pensionato si stia male, solo che nel pensionato ci sono assistenza. Invece noi questo non vogliamo, non vogliamo che sia comunque un discorso di vita, di vivere una vita al più possibile uguale agli altri e bene anche. Quindi è quello che in Coccinella si fa. Cosa vogliamo fare adesso? Vorremmo realizzare una struttura che potesse accogliere almeno 6 persone, almeno 6 persone. E questa è avete magari pure nel tempio, sono tre camere da letto con il servizio e anche il posto per un educatore, un operatore. 6 ragazzi con una disabilità lieve, perché è questo che in questo momento noi chiedono le famiglie. I ragazzi che noi consideriamo ragazzi, ma che voi non è che siano ragazzi, magari sono da persone di 30-40 anni, il loro desiderio è di uscire e tutti gli altri ragazzi dalla famiglia vorremmo andare a abitare da soli. E questo è un pensiero che tanti genitori ecco, hanno di dire ma come faranno ad andare da soli. Riuscire a realizzare questa struttura per 6 persone che, come dicevo prima, hanno una disabilità lieve, ma che hanno comunque bisogno di essere guidati, di avere un occhio, anche qualcuno che gli dia la mano, è molto importante. Quindi quest'anno ecco, il ricavato del Gran Galà che faremo andrà proprio per iniziare a metterci una pietra ecco, nel progetto che faremo per la Coccinella Gialla, l'ampliamento di questo spazio per queste persone. Poi magari faremo tantissime altre cose, però intanto bisogna